fermare immediatamente le sanzioni alla Russia. Non esiste alternativa possibile per salvare famiglie e imprese. Tutte le soluzioni che noi sentiamo in questi momenti di campagna elettorale dai partiti che hanno fatto parte del governo e dell'opposizione sono soluzioni nel lungo termine, quindi parliamo di energie alternative, di transizione ecologica, di trovare nuovi fornitori capaci di rimpiazzare il gas russo. Noi sappiamo benissimo e dobbiamo guardare in faccia la realtà che queste non sono soluzioni perseguibili nel breve periodo, e dato che le aziende e le famiglie sono già la seconda bolletta impagata, perché non si può pagare una bolletta decuplicata, vuol dire che dalla terza arriveranno gli stacchi delle forniture e quindi crolleranno come birilli migliaia di famiglie e di imprese. Come è il nostro striscione: le sanzioni uccidono imprese e famiglie. Siamo fuori al consolato americano e parallelamente altri colleghi stanno manifestando fuori al consolato russo. Cosa intendiamo con le sanzioni uccidono imprese e famiglie? Sapete benissimo che le sanzioni hanno generato il caro energia, il che vuol dire che nel giro di uno o al massimo due mesi le bollette resteranno impagate, perché non si può pagare una bolletta che arriva 10 volte in più rispetto all'anno precedente. Quindi questo è un problema che riguarderà tutti a livello trasversale, tutte le aziende, quindi che si tratti della grande acciaieria o della piccola azienda, della piccola bottega a conduzione familiare, tutti saranno costretti a subire questa crisi senza precedenti, ed una crisi che noi stiamo subendo per fare gli interessi degli americani in Ucraina. Lo ripeto.